Visita del ministro alle infrastrutture Danilo Toninelli a Messina per tenere a battesimo l'autorità portuale dello stretto. A fine mese la nomina del nuovo presidente. Si è presentato alla città e alla stampa il nuovo questore di Messina, Vito Calvino, 57 anni, originario di Palermo, dirigeva la seconda sezione della direzione investigativa antimafia palermitana. Cambiano le regole sulla gestione degli interventi all'AMA, ma ogni segnalazione viene incanalata in un sistema computerizzato che traccia inizio e fine di ogni intervento. L'avvocato messinese Francesco Restuccia è il nuovo presidente del CAS. In consiglio di amministrazione entra anche un altro legale messinese, si tratta di Chiara Sterrantino. Sono 15 gli imputati del processo sul calcio scommesse che hanno scelto il rito ordinario, 2 quelli invece che hanno preferito l'abbreviato. Un pezzo di una delle pale degli aereatori che si trovano all'interno della galleria Telegrafo si è staccato ed è finito su una BMW X6. Per fortuna solo danni alla vettura, nessuno al conducente. Il pareggio di Portici lascia il Messina tra una salvezza quasi raggiunta e un sogno playoff che si allontana. Il Città di Messina ritorna al passato, si dimette il tecnico viola, torna Furnari.